tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Qui come Velox, io sono qui ragazzi per portarvi un episodio speciale del Road to Secret Camo. Questo è il terzo episodio della serie, quindi abbiamo iniziato relativamente da poco. E oggi sono qui per sbloccare insieme a voi tre armi oro in una sola partita, ragazzi. E ora vi starete chiedendo: ma perché tre armi oro tutte insieme così? Semplicemente perché sono armi che ho portato avanti in maniera totalmente casuale giocando. Quindi mi sono ritrovato qua con queste armi praticamente già sbloccate. Ho deciso quindi di portarle leggermente avanti, proprio fare quelle sfidettine finali, insomma, che rimanevano, per mettere tutto sullo stesso livello e poterle fare tutte in un unico video, perché appunto erano tutte ormai terminate. Le armi che sbloccheremo oro in questo episodio, ragazzi, sono il Vapor, il Maddox e il Rampart. Tre fucili d'assalto dei 5 presenti attualmente su Black Ops 4. Uno, cioè l'ICR, lo abbiamo già oro. Sbloccando questi tre ci troveremo in una situazione di 4 fucili oro su 5, lasciando così quindi soltanto il KN come ultimo fucile d'assalto da fare oro per sbloccare la diamante. E qui vi butto una sfida, ragazzi: se questo video raggiunge 10.000 like subito, a brevissimo, roba proprio di pochi giorni, vi porto la prima diamante del Road to Secret Camo, la prima di tutta la serie. E vi prego, mettete questi 10.000 like perché la voglio sbloccare, non ho voglia di aspettare per portarvela, raga, vi scongiuro. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like e senza perdere tempo vi spiego cosa ci manca da fare. Semplicissimo, ragazzi: per il Vapor ci mancano 11 kill da fare con l'arma con un'ottica e 5 accessori equipaggiati. Per il Maddox la stessa sfida ma 10 kill. E per il Rampart stessa sfida ma 10 kill. Le ho lasciate apposta tutte uguali con 10 kill l'una praticamente, in modo tale da fare appunto 30 kill, 31 kill in una partita per poi sbloccarle tutte. Quindi andiamo in un cazzo di dominio, ragazzi, e sblocchiamo quest'arma. Queste armi, scusate, non quest'arma. Ok ragazzi, siamo in una partita. Comunque veramente, dopo aver fatto praticamente tutti i fucili d'assalto, intanto mi sa che ho sbagliato classe. Sì, ho sbagliato classe, questa è quella giusta. Dopo aver ormai completato i fucili d'assalto, visto che dopo aver fatto queste tre sfide mi rimarrà solo un'arma da fare, cioè il KN, posso dirvi che veramente i fucili d'assalto sono attualmente, secondo me, la categoria più facile da fare. Veramente una grande puttanata, raga, non sto scherzando, li ho fatti proprio come niente. Cioè veramente con queste armi gli headshot si fanno a momenti da soli. Poi se mettete tipo grosso calibro queste robe qua, sono veramente finite i colpi. Meno male che me l'hanno ucciso. Ma mi fa curare? Ah, non è vero che non ho perk. Infatti non ho nemmeno la siringa sta parete. Oddio che culo. Dicevo, si fanno praticamente da soli, ragazzi, non sto scherzando, è una cosa totalmente casuale. Li ho fatti veramente a cazzo e mi rimanevano, come vi dicevo appunto, pochissime cose da fare. Sto pomeriggio mi sono messo e in mezz'ora li ho portati tutti a questo livello qua per fare appunto questo video qua. Ma per il resto li ho fatti veramente da soli, quindi io vi consiglio, ragazzi, in questa fase, se state giocando per fare la Dark Matter, lavorate sui fucili d'assalto, perché in questa fase del gioco sono fortissimi, come vi ho detto mille volte. Quindi è il caso di sfruttare questo momento del gioco per portarsi avanti appunto con queste armi. Anche perché magari in più avanti li depotenzieranno, non saranno così forti. Insomma, avete capito cosa intendo, no? Cioè, sfruttate la situazione e completatevi i fucili da... Ma ho fatto un salto. Cioè, sfruttate la situazione e completatevi questi fucili d'assalto, che poi sono bellissime oltretutto. La diamante per i fucili d'assalto è spettacolare. Cioè, in realtà tutte le diamanti sono spettacolari, però quella per i fucili d'assalto l'ho vista, è veramente una bomba. Che le armi sono molto grandi, quindi rendono bene. Poi sono comunque armi che tutti quanti usiamo, quindi... Orco 2-0! Ori, non riesco a capire dove stiano giocando, raga. Veramente non li trovo. Stanno pigliando Cimo. Ok, siamo a 9 kill per quanto riguarda il Vapor. Ci mancano 2 kill, ragazzi, per farlo oro. 2 misere kill. Come ce la faranno sudare come non mai. Già lo so, già me lo immagino. Ora li freghiamo sti qua. No, non li freghiamo più perché mi hanno visto. Caricami, curami, cioè. Dovremmo averla fatta, raga. Fate kill, no, forse mi ha contato. No, ho fatto anche qualche assist, mi sa. Niente, ho visto 11 Echia. So di aver fatto 11 kill. No, non me l'ha considerata. Ok, perché me ne servono 11 di kill con quest'arma, quindi... Oh, basta scrabarmene, figli di bastarda. Ok, c'è un tipo sulla torre che sta camperando, raga. Direi di andarlo a prendere senza paura, anche se secondo me c'ha qualche mina. Ok, dimmi che l'abbiamo fatta. No. Ma come? Ma non è che ho sbagliato classe, raga. No, no, è questa qua. Ma perché non mi sta dando la sfida? Ma quanti assist ho fatto, scusate? Oh mio Dio, ma non vogliono morire. Oh, mimetica oro. Ce l'abbiamo, ragazzi. Abbiamo fatto l'altra. Possiamo cambiare la nostra classe. Anche qua dobbiamo fare 10 kill. Per favore, ammazzatemi, non perdiamo tempo. Fatemi... No, ma ho 200 di vita. Mi dispiace morire ora. Qualcuno mi ammazzi, per favore. Vabbè, facciamo la vecchia maniera, raga. Adios. Minchia, non mi ero mai lanciato qui. È altissimo, raga. Ok, Maddox alla mano, ragazzi. 10 kill da fare per quest'arma. Non dovrebbe essere complicato, mi auguro. Piano B, nemici. Niente. Faccio uno qua sopra. Me l'hanno rubato. Insomma, ragazzi, devo solo fare delle kill. Quando devo fare delle sfide con delle kill non riesco a farle. È una cosa pazzesca. Guarda dove si è messo.
Ti prego, mi fai curare. Ok. Raga, non riesco a ucciderli. È assurdo. Quando devo fare delle kill, sembra che devo fare veramente... Dove cazzo mi fa spawnare il gioco? Morite. Per favore, vi levate dal cazzo. Non mi posso... Non mi sto curando perché tanto ci metto 8 ore a curarmi, ragazzi. Faccio prima a non curarmi, è buona. Ogni volta che devo fare queste sfide, ragazzi, che sono le più facili, non riesco mai a farle in maniera tranquilla. Cioè, è una cosa assurda. Non so cosa mi succede, cioè, cosa accade. Però, cioè, quando devo fare tipo gli headshot, nessun problema. Proprio easy, li facciamo, facciamo anche tante kill. Quando devo fare delle cazzo di kill di merda con un'arma full equipaggiata, nulla, blackout. Non lo so, vabbè, sfiga, ragazzi. Va bene, comunque, non so quante ne abbiamo fatte con il Maddox, ma... Ne mancano poche. Cioè abbiamo fatto 20. Stiamo facendo 20-11, raga. 20-11. Ok, sta laggando. Vediamo questo. Ok. Cazzo. Non lo piglio da dietro sto stronzone, così impara. Ma l'hanno già ucciso. Che stanno piando A. Giustamente anche, visto che non hanno preso ancora una bandiera sti qua. Dai dai dai, che non dovrebbe mancarmi molto per fare anche quest'arma. Ok, ne mancano pochissime, raga. E poi ci rimane l'ultima arma, il Rampart. Raga, ma nessuno ha preso una bandiera in sta partita. Non ditemi che finisce la partita perché non pigliamo bandiere. Muori. Scappa il bastardo. Ma vaffanculo. Raga, questa partita finisce, ve lo dico. Vado a pigliare A. Se nessuno piglia le bandiere, finisce. Non so se gli alleati lo sanno, ma sta per finire questa partita. E la colpa sarà unicamente nostra. Ok, sta arrivando un cane. Cane del cazzo. Oh mio Dio. Minchia, ragazzi, è allucinante sta roba. Fatta, godo. Siamo a cambiare, dai, uccidimi. No, non mi hanno ucciso. Non so bene come è possibile, ma non mi hanno ucciso. Vabbè, quando mi ammazzano, raga. Dai, che tanto questo camper, bravissimo. Ragazzi, ultima arma da sbloccare, oro. Bellissimo. Tutte sbloccate in una partita, raga. Tre armi in una partita. Sarebbe bellissimo fare tutta la Dark Matter in una partita. Immaginate lasciare una kill per ogni arma. Sarebbe la cosa più devastante della storia. Probabilmente l'avrei potuto fare, ma ci ho pensato solo ora. Sarebbe stato... Mori. Sarebbe stato incredibile come roba. Posso passare in questa strada di merda? Non posso distruggere il coso. Cioè, rendiamoci conto che ora io devo morire. Ma leccami le palle. B non l'ha ancora presa nessuno. Finirà questa partita, dovremo fare in un altro match. Dobbiamo pigliare B, raga. Vado a prendere B. Nessuno la piglia. Se non la prende nessuno, ci tocca andare in un'altra partita poi per fare la sfida. Mi sembra ridicola come cosa. Ecco qua, arriva da dietro. Lo sapevo. Proviamoci ancora. Dai che è qui, dai che è qui. Leccamelo. Oh. Ok. Ragazzi, ci manca pochissimo, eh. Pochissime kill proprio. Non so quanto esattamente, ma... Siamo lì. Ma dove? Dove? Minchia, ma è pieno di gente! Non so perché mi sto triggerando un sacco sta partita. Appena riesco a fare sta sfida, mi scateno, cambio classe, metto una classe normale perché giocare senza perk non ti cambia nulla a livello di gunfight, ma sei tipo uno stronzo, non so, non so come spiegarlo. Non so perché, ma muoio un sacco di volte di più quando non ho i perk. Ti pigli sto cazzotto tu? Ragazzi, quando vi usano quella merda contro, fate come ho fatto io ora. Gli date un colpo e poi gli date il pugno in testa e muoiono. E vi rompono il coglione. Stanno pigliando B, dai che magari sono le ultime kill che ci servono. Dai, 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 dai. Là dietro, affacciati. Uno. Due. Fatta? Potremmo averla fatta? Let's go, ragazzi. Mi metti che oro anche per il Rampart. Concluso. 3 su 3, ragazzi. Mo cambiamo classe. Finiamo sta partita con una classe decente. Dobbiamo anche pigliarci B, magari così vinciamo il match. Oh sì, oh sì. Arrostiti tutti. Perché? Perché scavalco? Ditemi perché scavalco. Questo muore. Ovviamente dopo sta partita vi farò vedere tutte e tre le mimetiche. Anche se la conoscete già la mimetica oro, non è che cambia molto dalle altre. Questo muore. Ma B non l'abbiamo recuperata, raga. Ok, dobbiamo prendere il controllo di sta zona per prendere B. Andiamo a prendere B. Raga. Oh. Morto. Ok, così già ci divertiamo di più. Dobbiamo lottare per vincere sto match. Grande l'alleato che mette anche lo scudo. Tu muori. Tu pure. Ah, con una classe decente ci divertiamo molto di più. Decisamente, direi. Ma qua me ne vado, però tanto non vengono perché hanno visto lo scudo. Muori.
Ok. Dobbiamo difendere queste due bandiere e vinciamo. Però dobbiamo difenderle. 200 di vita. Ragazzi, ultimi 10 punti e vinciamo anche il match. No, va bene. Finita, ragazzi. Let's go. 3 mitiche oro portate a casa. Mo le proviamo tutti insieme. Ve le faccio vedere che le proviamo. Le vediamo tutti insieme e ci becchiamo tra pochissimo. Guarda qua, ragazzi. Ricompense. Diciamo che c'è un po' di roba, raga. Guardate. Oro, 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 così. Ed eccoci qua, ragazzi. Questo qua è il Maddox. Completamente placcato in oro. Veramente figo, figo, figo. Poi ovviamente, come ben saprete, queste mimetiche si accendono, luccicano di oro, viola, scintille di vario tipo quando si fanno appunto delle kill multiple. Quindi in questo momento non è nemmeno al massimo del suo splendore. Ed ecco qui, ragazzi, invece il Vapr. Meglio però il Maddox, sapete, rende meglio. Qua non è completamente dorato, invece il Maddox sì. Però figo anche questo qua, dai. E per concludere, ragazzi, il Rampart. Figo, anche se non è completamente dorato, ci sta benissimo su quest'arma, sapete. Mi piace veramente tanto. Forse vi direi che tra tutte e tre questa è la più figa. Poi c'è il Maddox e poi il Vapor. Scrivetemi nei commenti quale preferite, secondo voi, tra queste tre armi come arma oro. Detto questo, ragazzi, spero di aver apprezzato questo video. Mi raccomando, 10.000 like uscirà il video della R Diamante. Vi ringrazio ancora una volta. Mi raccomando, seguitemi su Twitch, il solito canale in descrizione. Ci becchiamo a un prossimo video. Bella. Ciao.